Nessuno nasce imparato. Ho la fortuna e anche il difetto di essere un po' spavaldo e di gettarmi a capofitto in nuove avventure. Non tutti però riescono a trovare subito la fiducia in se stessi per salire alcune pareti di alcune vie ferrate. È un'esperienza bellissima che ti consiglio. Però ti consiglio di trovare la via ferrata più adatta a te, alle tue esigenze e alle tue capacità. Ce ne sono davvero di tutti i tipi e per tutte le capacità. Trova quella più adatta a te. Grazie Enea per i consigli. Sigla. L'attrezzatura è indispensabile per proteggere se stessi da cadute rovinose, da pericoli di danni alle mani, alle gambe, insomma bisogna essere attrezzati e anche allenati. E quindi quando non si può fare una salita alpinistica, un'arrampicata, è possibile però divertirsi salendo una ferrata. Fortunatamente in Valle d'Aosta di ferrate ce ne sono tantissime e basta solo sceglierne una per soddisfare il proprio interesse. Ciao, sono Samuel Chuck, sono contento che tu abbia visto questo video. Se ti è piaciuto puoi mettere un mi piace qua sotto e magari potresti anche iscriverti al mio canale, sto preparando dei video davvero eccezionali per te. Ti basterà cliccare sull'icona qua di fianco rotonda, quella con la mia faccia, e troverai anche due riquadri qua di fianco. Quello più in alto ti porterà a vedere un video che tratta lo stesso argomento di quello che hai appena finito di guardare. Quello più in basso invece ti farà cambiare completamente argomento, ma sono sicuro che ti piacerà un sacco. Bene, allora grazie per il mi piace e buona visione. Ciao!